anche in un terminal tecnologicamente avanzato, per risolvere la disputa tra madre natura e padre tempo, si ricorre ai metodi tradizionali. Per evitare che i giunti della costruzione cedano e si spacchino alla pressione di un assestamento disomogeneo, gli ingegneri sollevano leggermente i 900 pilastri di supporto che sostengono la struttura del terminal. È il metodo comune che si utilizza anche per sostituire una gomma a terra. Innanzitutto, ogni pilastro è collegato a un sistema computerizzato generale. Quando l'isola si abbassa, il sistema segnala il punto in cui serve l'innalzamento e i tecnici intervengono. Tra il substrato e il pilastro in questione vengono inseriti dei martinetti idraulici in grado di sollevare fino a 300 tonnellate. Una volta sollevato il pilastro, vengono introdotte, una alla volta, delle lastre di metallo per riportare la superficie all'altezza iniziale. È un delicato gioco di equilibri, ma si basa sullo stesso principio del libro posto sotto la gamba di un tavolo traballante. Una volta terminata questa procedura, le fondamenta mantengono lo stesso livello, ma il piano d'appoggio è stato innalzato. Quando si solleva una struttura di quasi 3 milioni di tonnellate, nelle fondamenta potrebbe accadere qualcosa di strano. Per scongiurare ogni imprevisto, vengono adottate misure particolari. Per esempio, dal soffitto del primo piano scende una seconda parete. Quando la struttura si solleva, la parete viene prolungata. Nel piano interrato, le condutture per l'aria condizionata sono posizionate sul soffitto per evitare che fili e tubi si rompano durante gli innalzamenti. Le scale che scendono dal primo piano hanno sempre uno o due gradini in più alla fine. E probabilmente i passeggeri non sono consapevoli che sotto ogni scala mobile c'è una lastra di metallo che non li fa traballare durante il cambio di livello. Ma per quanto tempo ancora questa struttura potrà continuare a sfidare le leggi di gravità? Se l'isola continuerà a sprofondare, le fondamenta reggeranno alle onde provocate dal prossimo tifone? Secondo i responsabili di Kansai, il cedimento del terreno è sempre meno significativo. Questo vuol dire che anche l'assestamento disomogeneo è meno rilevante. Gli ingegneri sostengono che l'affondamento è rallentato a soli 5 cm all'anno, molto meno rispetto ai 5 cm al mese registrati durante la costruzione. Credo che questo problema sia risolto, ma non possiamo averne la certezza. L'aeroporto, dunque, non affonderà così facilmente, pur dovendo sfidare le leggi di Isaac Newton. Ma se l'assestamento disomogeneo dovesse continuare a sbilanciare le fondamenta dell'aeroporto, cosa potrebbe accadere alla pista d'atterraggio? Senza una pista non c'è aeroporto che tenga. L'assestamento è uniforme e l'intera pista si sta abbassando. Ma non è un problema fin tanto che resta in piano. L'assestamento è omogeneo e questa è la cosa importante. Quindi non c'è problema. Non sta sprofondando così in fretta e poi prima che questa pista affondi avranno già costruito l'altra. Ecco svelato un segreto. Gli ingegneri di Kansai sono così fiduciosi del loro trionfo sull'oceano che progettano la costruzione di un'altra pista su una seconda isola artificiale. Per il momento quest'isola non è ancora realtà, ma come vivono i passeggeri la possibilità che la pista possa essere inghiottita sotto i loro piedi? Ci fidiamo degli ingegneri giapponesi. So che hanno tutto sotto controllo. In realtà ci preoccupano i terremoti più che l'affondamento dell'isola. Per quel che ne so, questa struttura è stata progettata per resistere anche ai terremoti più violenti. In effetti è proprio così. Come se già non si trovasse su un terreno infido, Kansai è anche al centro di quel vortice imprevedibile di calamità naturali noto come il cerchio di fuoco del Pacifico, spesso colpito da terremoti, maremoti e terribili tifoni. In questo paese i terremoti e i tifoni sono molto frequenti, ma durante la fase di progettazione ne abbiamo tenuto ampiamente conto. Ed è un'ottima decisione. Nel 95, a soli 15 mesi dall'apertura dell'aeroporto, un terremoto di grado 7,2 della scala Richter devasta la città di Kobe. L'epicentro è a soli 29 chilometri dall'isola aeroporto.
Il terremoto non ha infranto neppure un vetro. Ci sono state delle crepe, ma la struttura non ha riportato alcun danno serio. Mentre Kobe viene devastata, l'avanzata struttura antisismica dell'aeroporto di Kansai resiste, dimostrando agli scettici che anche il lavoro svolto per evitare l'affondamento dell'isola ha dato i suoi frutti. Un'enorme camera con vista e un design intelligente. Tutte le finestre sono fissate con giunti flessibili per resistere alle frequenti visite di madre natura. Ogni anno la regione del Kansai viene colpita da tremendi tifoni tropicali, con venti che arrivano anche a 300 km orari, generando devastanti mareggiate. Non è l'ideale per un aeroporto sorto sull'acqua che minaccia di affondare. Su quest'isola una tempesta può creare problemi anche ai piloti più esperti. Il capitano della United Airlines, Richard Erhardt, atterra spesso a Kansai con un Boeing 777. In una baia come questa, i venti cambiano velocità in continuazione. Nella fase di atterraggio si possono avere venti che soffiano a 20 nodi sull'ala destra, a 8 o 10 nodi sulla parte anteriore e sulla parte posteriore possono arrivare all'improvviso raffiche a 19 nodi. I venti variabili sulle ali tengono i piloti sulle spine, mentre i meteorologi e i controllori di volo studiano i dati. Ma finché le turbolenze saranno segnalate sul radar, allora tutto sarà sotto controllo. Tutti qui svolgono il proprio compito, a partire dalle torri fino alla pista. Nel 2004 l'aeroporto di Kansai festeggia il suo decimo anno di attività come nuovo accesso giapponese al Pacifico, accogliendo visitatori da tutto il mondo. 10 anni non sono niente rispetto all'esperienza di altri importanti aeroporti come Heathrow o il JFK. Ma quest'isola artificiale deve già affrontare innumerevoli problemi che normalmente sarebbero prematuri. In questo aeroporto gli arrivi e le partenze avvengono tutti su un'unica pista. Questo comporta dei ritardi. Ma una volta costruita la seconda pista, allora arrivi e partenze saranno gestiti separatamente. È pura matematica. Se si raddoppia la pista, si raddoppiano i voli. E avere 60 voli all'ora anziché 30 significa incrementare le entrate dell'aeroporto. Tutto questo ci riporta all'inizio, una specie di déjà vu in mare aperto, perché una seconda pista significa costruire un'altra isola nella baia di Osaka. Questa seconda pista richiede una striscia di terreno più ampia. Sarà 500 metri più lunga della prima e permetterà ai jumbo più grandi di decollare e atterrare più comodamente. Situata a soli 200 metri dalla prima piattaforma, questa struttura enorme ha il vantaggio, questa volta, di potersi avvalere dell'esperienza che gli ingegneri hanno già acquisito. Tuttavia, questa nuova realizzazione presenta dei problemi mai affrontati. Innanzitutto, la seconda isola sarà ancora più distante dalla terraferma, dove l'acqua è più profonda, il fondale marino è più morbido e questo potrebbe farla sprofondare 6 metri più in basso della sua vicina. Inoltre, ci si chiede se il peso della seconda isola possa influire negativamente sul livello della prima, facendola inabissare ulteriormente. Per evitare che il peso della seconda isola influisse sull'assestamento della prima, abbiamo deciso di costruirla a 200 metri di distanza. Una delle sfide della prima costruzione era stata la distribuzione omogenea del terreno. Un'eccedenza da una parte o dall'altra avrebbe significato un assestamento irregolare. Per quest'isola più grande vengono scaricati oltre 250 milioni di metri cubi di terra, l'equivalente del Monte Fuji. Ma nei 12 anni che sono passati dalla prima posa di materiale, la tecnologia è molto avanzata e si è passati dalle verifiche a onde radio all'utilizzo del più moderno GPS, che dà esiti più attendibili. Ogni strato di materiale viene posizionato e pressato da pesanti macchinari dotati di GPS che permettono il monitoraggio continuo dell'omogeneità della posa. Poi dei tecnici salgono su mezzi dotati di speciali computer che analizzano la configurazione del terreno e stabiliscono in tempo reale se l'obiettivo è stato raggiunto. Prima, per la posa del materiale e per il processo di interramento, usavamo delle misurazioni fisiche.
ma credo che la nuova tecnologia satellitare sia più precisa e accurata. Ma neanche la tecnologia più precisa e accurata può impedire a Madre Natura di irrompere e rallentare l'edificazione, costringendo chi è impegnato in quest'opera colossale a rispettare anche un altro tipo di volo. La fase 2 dei lavori, su alcuni lotti, deve temporaneamente essere sospesa, quando una specie di uccelli migratori, i Koaisashi, decide di fare tappa qui, nella migrazione verso l'Australia, senza curarsi più di tanto dei lavori in corso. Per rispettare le caratteristiche ecocompatibili dell'aeroporto, i responsabili decidono di sacrificare i loro progetti per qualcosa di più importante e di aspettare la schiusa delle uova e la ripartenza dei volatili prima di portare a termine i lavori. L'impegno e l'entusiasmo investiti nella nuova isola non sono facili da nascondere perché tutto avviene a soli 200 metri dagli aerei che atterrano sulla prima pista. Questo fa emergere un'altra questione cruciale. Come verranno collegate le due isole, visto che affondano a velocità diverse? Anche la nuova isola attraversa...